quello però. Nell'antichità le navi venivano disegnate sullo stesso terreno sul quale sarebbero state costruite, poi si passò ai modelli in scala ridotta. Grazie alla grafica computerizzata è possibile comprendere e giocare con il modello in scala ridotta e capire quanto fosse importante il lavoro dei maestri d'ascia che dopo il modello avrebbero realizzato la vera nave. Questa è una nave costruita nel 1850 e il nome era Borbone. Esatto. Ed è uno dei modelli conservati gelosamente in perfetta scala qui nel Museo del Mare ospitato dall'Istituto Nautico di Bagnoli. E c'era una tradizione particolare. Il maestro d'ascia, che era il costruttore della nave, e quando la nave era ultimata, dava un colpo con lo strumento fondamentale con cui era stata prodotta la nave, l'ascia. Che veniva poi regalata al comandante, che la teneva come elemento di dotazione della nave stessa. Come ferro di bordo. E questi sono gli strumenti dell'epoca. Vediamo gli strumenti che hanno i loro 200 anni. È un trapano a girabacchino, molto rudimentale, ma era il loro strumento dell'epoca. Sì, questo è uno scalpello da calafato. L'ascia. Un martello che ha diciamo una sua idea tecnologica. È un martello da calafato, sì, buttato al centro per ammortizzare le vibrazioni durante i colpi. Questo è rimasto invariato, uno strumento che a tutt'oggi nella costruzione navale c'è bisogno di questo strumento per calafatare, per riempire i comenti con la stoppa. Più o meno nello stesso periodo in cui si continuavano a fabbricare i velieri, le navi a vela, cominciarono a essere costruite le navi metalliche. Vediamo un frammento di una vecchia imbarcazione metallica con rivettature antiche ma estremamente precise. Sono quelle che hanno costituito poi, qualche decennio successivo, questo modello di nave a vapore. È una nave particolarissima perché nella storia della marineria è stata la prima ad avere un impianto radio come elemento di sicurezza e di dotazione della nave. Sì, una delle prime ad avere l'impianto ricetrasmittente Marconi. Faceva parte della Società Italia che aveva poi la sede a Napoli. Parliamo del 1904, quindi era proprio agli albori della trasmissione. L'avvento della modernità, grazie a Marconi, fu immediatamente applicato a questa nave. Vediamo uno di questi impianti che dopo pochi anni fu impiantato anche sul Titanic. E questo segnale veniva ricevuto da un apparecchio simile a questo, che è un apparecchio a esteresi magnetica, semplicissimo. Addirittura funziona semplicemente a corda, con un meccanismo a orologeria, molto semplice, ma è quello che ha potuto iniziare a salvare tantissime vite umane. Posso fare l'SOS? È l'impulso più drammatico che si può ascoltare nell'etere. Questo è il modellino dell'imbarcazione che fu costruita a Torre del Greco nei cantieri Palomba. Abili costruttori navali. Con questa imbarcazione Aimone Cat e altri tre membri dell'equipaggio impiegarono 2 anni per arrivare a Capo Horn e poi in Antartide. Su questa nave, per tenersi in contatto con il mondo, soprattutto con la base, utilizzarono questo apparecchio radio ancora perfettamente funzionante. Sì. Nel viaggio di andata furono dati per disperso, la radio funzionava male, poi si accorsero di un errore di montaggio dell'antenna, dopodiché è riuscita a funzionare bene durante il viaggio di ritorno. A questo museo appartengono anche le rare immagini della missione al Polo Sud di Aimone Cat e dei tre membri dell'equipaggio del San Giuseppe II. L'avventura di Aimone Cat è una di quelle storie recenti che dà più vitalità alla partecipazione dei ragazzi dell'Istituto Nautico qui di Bagnoli nelle sale del Museo del Mare. È proprio la radice storica di quello che sarà il mondo verso cui i nostri ragazzi vanno, e noi sappiamo bene che le radici storiche sono importanti per proiettarsi verso il futuro. Tra i velieri ottocenteschi che abbondano in questo Museo del Mare ce n'è una che ha una storia particolare, una nave utilizzata da Alessandro Dumas padre. Nel ventre di questa nave furono trasportati i fucili, le armi, il munizionamento e i viveri per l'impresa di Garibaldi.
abbiamo un'idea molto contemporanea del Gozzo Sorrentino, ma in sostanza il vero Gozzo è questo. Questa è una barca fatta in epoca borbonica, eppure c'era uno stemma sabaudo, probabilmente dopo l'Unità d'Italia provocò anche l'inserimento dello stemma sabaudo. Il santo protettore della marineria sorrentina, Sant'Antonino, raffigurato là, invece a poppa ci sono all'interno le anime del purgatorio. Del purgatorio, e alla parte esterna della poppa c'è il Vesuvio che erutta. Gli occhi. Sì, gli occhi apotropaici, gli occhi della buona rotta. Il galeone Vasa, una nave da guerra che rappresenta un piccolo capolavoro di modellismo realizzato in circa 10 anni di lavoro da un modellista napoletano, Benedetto Provvido. Un lavoro straordinario fatto in collaborazione con l'Università di Stoccolma, perché questa nave era svedese e fu varata, anziché a vuoto, con equipaggio e armamento completo. Si rovesciò nel porto di Stoccolma. E finì scoperto dal fango. Un piccolo capolavoro e un dono di questo modellista al museo. Sì. E voi volete lanciare un appello agli appassionati che avessero elementi, lignei o non, comunque di memorie di tradizioni navali? Non soltanto le memorie navali, ma anche le memorie in generale, anche quelle immateriali, anche fotografie, documenti, diciamo, cartoline. Dobbiamo, tutto quello che riguarda la marineria lo usiamo per ricostruire un segmento della storia di Napoli. Perché questo è un grande presidio culturale della città di Napoli, uno dei 10 musei navali d'Italia. Sì, grazie.